È stato uno tra i più grandi esponenti della Land Art e le sue installazioni hanno fatto il giro del mondo. Parliamo di Christo Ademiro Jafachev, noto col nome di Cristo. Di lui si era molto parlato qualche anno fa per la sua The Floating Pierce, la famosa passerella sul lago di Iseo, ma anche per il celebre The Greater a Central Park di New York, famoso per la caratteristica delle sue installazioni su monumenti e luoghi architettonici e per i cosiddetti impacchettamenti, dalla scogliera della Little Bay in Australia all'Arco di Trionfo a Parigi, realizzati con l'apporto della moglie Jean-Claude. A 3 anni dalla sua morte, la sua originalità sorprende ancora il mondo artistico e vengono organizzate mostre che riscoprono e apprezzano ancora oggi l'artista bulgaro. Una di queste si svolgerà a Dovada, verrà inaugurata venerdì prossimo alle 17 presso l'Enoteca regionale del Monferrato. Saranno esposti una ventina di landscape e di litografie e ci sarà anche qualche sorpresa. Si parla di pezzi di notevole valore che arriveranno a Dovada anche solo per il giorno dell'inaugurazione. Molte opere dell'artista, prima di prendere forma nella realtà, esistevano già sotto forma di disegni e fotografie. Questi verranno proposti in Enoteca in una mostra che sarà visitabile fino al 30 marzo. Curata da Alberto Del Sarto e dalla Galleria Soave Arte di Alessandria, realizzata in collaborazione col consorzio Gran Monferrato e l'Exhala. Fra i prezzi esposti, un pezzo della stoffa utilizzata per impacchettare il Parlamento tedesco a Berlino, l'idea per una piramide di 85.000 barili di petrolio e della Rupert Snoopy House in omaggio al fumettista Schultz. Questa è una delle prime iniziative vadesi che faranno parte del percorso di candidatura del territorio a Città Europea del Vino 2024.